Consiglio comunale straordinario è aperto oggi a Porta Empedocle per sensibilizzare la deputazione agrigentina a mettere in atto tutte le azioni necessarie per la salvaguardia dello stabilimento Italcementi di Contrada Vincenzella. La pubblica assise cittadina si è svolta presso l'Auditorium San Gerlando. Presenti i lavoratori del cementificio che in un manifesto pubblico hanno ringraziato quanti si stanno impegnando per il mantenimento del loro posto di lavoro. Ai lavori diretti dal Presidente del Consiglio, Luigi Troia, anche i segretari provinciali delle organizzazioni sindacali, il primo cittadino empedoclino, Calogero Firetto, i sindaci di Agrigento e Real Monte, rispettivamente Piero Puccio e Marco Zambuto. Ma c'è adesso questo spiraglio che si è aperto, uno spiraglio che secondo noi va alimentato. Del resto noi non è che ci immaginavamo che al tavolo nazionale un'azienda che, avendo fatto i conti oramai da un anno e mezzo, e giungendo a un annuncio di quel tenore per due stabilimenti in relazione a un tavolo che si apre, fra l'altro un tavolo molto confuso, nel senso che c'era un delegato del ministro, c'erano tanti a parlare e non poteva l'azienda, io non credo che nessuno si aspettava di noi che dicesse le cose che vi ho detto non sono vere, adesso c'è mercato, l'impianto non è obsoleto, ci sono profitti a gogo, l'impianto non si chiude. Non era questa l'attesa, si apre uno spiraglio che va alimentato e va indagato in un confronto aperto. Ho spiegato all'azienda che noi abbiamo l'interesse ad un confronto franco, dentro il quale confronto franco debbono affiorare quali sono le reali volontà, nel senso che se ci sono possibilità, margini in relazione a dinamiche nuove di mercato stimabili o stimate, di effettuare investimenti già su questo sito, la politica sa come si deve apparecchiare per contribuire a che questo avvenga. Se non ci sono i termini da questo punto di vista, ma questo verrà fuori all'interno di questo monitoraggio, e allora noi abbiamo l'esigenza di guardare oltre, e guardare oltre significa guardare all'asset produttivo, non perderlo, facendo in modo che non è che ce l'ha scritto il medico che lì dobbiamo produrre cemento, lì possiamo produrre anche altre cose. Unanime l'impegno assunto dai parlamentari agrigentini, presenti tra loro anche l'empedoclino Michele Cimino e l'onorevole Giuseppe Ruvolo. In una situazione drammatica del paese Italia e nelle nostre realtà dove la questione occupazionale ha punte inverosimili, la politica deve scendere in campo. Comprendo che la Italcementi deve dare risposte al suo azionariato, deve dare risposte ai soci, alle tasche di alcuni, ma non può mandare a casa 200 lavoratori con quello che ne deriva anche sull'indotto e quant'altro. È una brutta vicenda che va seguita, che va attenzionata e va risolta. E l'Italcementi è una struttura che nel territorio ha contribuito alla crescita di questa comunità. I lavoratori sono sempre stati con grande dedizione impegnati nella crescita dello sviluppo dell'azienda, quindi oggi è impensabile chiudere i battenti, ma bisogna potenziare e far crescere una comunità che nell'ambito dell'impresa ci crede, vuole continuare a crederci e ritiene che può ancora continuare a servire lo sviluppo del nostro territorio. Durante i lavori d'aula, particolarmente apprezzato dai lavoratori, è stato l'intervento del presidente della provincia regionale di Agrigento, Eugenio Dorsi, che oltre all'attestato di vicinanza agli operai ha anche lanciato una provocazione al governo nazionale. Qualora la vertenza Italcementi non abbia un lieto fine, ha detto, chiudiamo tutti gli enti, provincia e comuni. Se il governo nazionale, il governo regionale non dovessero riuscire a trovare le soluzioni di un piano di rinascita economica per il sud e per la provincia di Agrigento, allora è il caso che noi dobbiamo farci sentire. Per farci sentire abbiamo bisogno di proteste plateali, una delle quali potrebbe essere per esempio la chiusura degli enti locali, dei comuni e della provincia, protestando per la scarsa attenzione che si ha verso questo il territorio, perché tutti piangiamo, tutti ci lamentiamo, tutti addossiamo la colpa al deputato che non è presente, invece il deputato che è presente non è capace di risolvere. Finiamola con queste barzellette, perché ne abbiamo sentite tantissime.